Benvenuti, eccoci giunti alla quarta e ultima domenica d'Avvento. Il Vangelo di questa domenica è centrato sulla figura di Giuseppe, il quale è chiamato ad accogliere Gesù Cristo, a fargli da padre putativo, per realizzare la profezia dell'Emanuele. Per capire esattamente chi è l'Emanuele, dobbiamo rileggere la prima lettura, dove ci viene presentato il brano di Isaia, dove Dio, per bocca del profeta, annuncia che nascerà da una vergine l'Emanuele. È molto interessante la prima lettura perché c'è una corrispondenza molto forte tra la prima lettura e il Vangelo, corrispondenze che abbiamo già trovato anche nelle altre domeniche di Avvento che abbiamo già commentato nelle settimane scorse. La situazione è questa. Il re Acaz, che troviamo nella prima lettura, si trova a dover fronteggiare due nemici, il re di Aram e il re di Israele. Il profeta Isaia, mandato da Dio, chiede a re Acaz di non preoccuparsi per i suoi nemici, ma di confidare nella provvidenza, nell'intervento di Dio per il suo popolo. Acaz invece non vuole seguire l'indicazione del profeta e si allea con l'Assiria. Molto interessante il rimando che troviamo nel secondo libro dei Re, al capitolo 16, dove ascoltiamo proprio Acaz che manda messaggeri al re d'Assiria e dice: «Io sono tuo servo e tuo figlio, sali e salvami dalla mano del re di Aram e dalla mano del re di Israele, che sono insorti contro di me». Il motivo del collegamento tra la prima lettura e il Vangelo è molto chiaro. Acaz non si fida della parola di Dio e sceglie di alliarsi con l'Assiria, un'alleanza politica, militare. Giuseppe invece è colui che si fida della parola di Dio per mezzo dell'angelo che gli viene mandato in sogno. Allora leggiamo, ascoltiamo questo Vangelo e poi lo commenteremo assieme. Dal Vangelo secondo Matteo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa. Infatti, il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi». Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Come per la vicenda di re Acaz, anche il Vangelo che riguarda l'annuncio dell'angelo a Giuseppe si apre con una criticità. C'è un problema. Maria è rimasta incinta per opera dello Spirito Santo, Giuseppe non lo sa ancora. Qui la fede è subito messa a dura prova. Ci sono però tutta una serie di elementi che portano Giuseppe ad aderire al progetto di Dio, a fare ciò che non ha fatto Acaz, cioè a fidarsi di quello che Dio per mezzo dell'angelo gli riferisce. Innanzitutto l'angelo appare nel sogno e ricorda che Giuseppe è figlio di Davide, della stessa stirpe di Davide e di re Acaz. Ecco perché allora ritroviamo non a caso in Matteo la profezia dell'Emanuele. Nel figlio che nascerà dalla Vergine, nell'Emanuele, Dio mantiene la sua promessa di mantenere intatta la stirpe davidica, di venire in soccorso al suo popolo e di non interrompere quella storia di fedeltà
che è partita da Abramo ed è proseguita con Re Davide e i suoi successori fino a Giuseppe. Ecco che allora Giuseppe è inserito di diritto nella storia della salvezza. Nascerà un bambino e tu lo chiamerai Gesù. Giuseppe non è un semplice spettatore della storia della salvezza, ma ha il compito fondamentale e gravoso di dare il nome all'Emanuele, al figlio di Dio, nato dalla Vergine Maria. E il nome dice tutto. Gesù, in ebraico Yeshua, che significa Dio salva. Ecco che finalmente diamo un nome, un volto a questa promessa del Messia, tanto atteso dai profeti e che anche Giuseppe aspettava in quanto appartenente al popolo eletto di Dio. Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Quello stesso timore che aveva portato Re Acaz a non ascoltare il profeta Isaia, invece è stato superato dalla fede di Giuseppe. Una fede silenziosa. Giuseppe non dice niente, fa semplicemente quello che Dio gli chiede. Questa è la vera risposta di fede. Fare la volontà di Dio. Solo così l'Emmanuele può nascere, può venire alla luce concretamente la promessa che Dio fa. L'Emmanuele è il Dio con noi. Possiamo incontrare questo Dio con noi solamente nella fede. Acaz non ha visto l'Emmanuele perché non si è fidato di Dio. Giuseppe è stato colui che ha permesso all'Emmanuele di farsi realmente Dio con noi. Ha permesso al Figlio di Dio di incarnarsi, di farsi uomo dalla Vergine e di portare concretamente la salvezza nel mondo. Ecco che allora quello che è richiesto anche a noi è di fidarci della parola di Dio e di far sì che possiamo incontrare quel Dio con noi in ogni gesto di fede. Giunti al termine del nostro cammino di avvento, proviamo a chiederci cosa ci rimane di questo itinerario. Io credo che l'avvento non sia solo un tempo di 4 settimane, ma indichi innanzitutto uno stile di vita. Credo che siano 3 le parole che possiamo tenere come riferimento per la nostra vita cristiana e che l'avvento ci ha aiutato a capire. Innanzitutto, la prima parola vuole essere il vegliare, la veglia, l'essere vigilanti verso il Signore Gesù che viene a salvare il mondo, a salvare anche noi. Ecco allora che il nostro sguardo deve essere diretto a Lui e non ad altri. La seconda parola è sicuramente conversione, che abbiamo ascoltato annunciata da Giovanni il Battista e che fin dal battesimo siamo chiamati a fare nostra. Convertirsi allo stile di Cristo, convertirsi ad una vita pienamente battesimale. L'ultima parola che abbiamo incontrato soprattutto nella 3ª e 4ª domenica di Avvento è la parola fede. Fede come risposta coerente a quel dono che ci è dato, fede come risposta coerente al Dio che viene a visitarci. Ecco che allora l'Avvento davvero ci fa iniziare bene l'anno liturgico, ci fa riprendere sempre con più forza il nostro cammino di vita cristiana. E allora buon Avvento e buona vita cristiana. Thank you.